Allora, professore, la Cina contemporanea ed ultramoderna e la tradizione confuciana, questo già è un primo elemento interessante. Il secondo è che lei è un filologo, un classicista che si occupa in questo caso di politica. Sì, la caratteristica di questo libro è proprio questa, che si è voluto dare uno sguardo, almeno io ho voluto dare uno sguardo da classicista alla realtà contemporanea, per fornire una chiave in più di lettura della Cina contemporanea, visto il fenomeno in atto, molto importante, che sta avvenendo in Cina, cioè il recupero di una tradizione che sembra essere in questo momento indispensabile per porre rimedio a una mancanza di valori etici e alla necessità di porre una modalità di governo, di governance del paese diversa, e quindi mi è sembrato giusto intervenire da un'ottica diversa che normalmente non viene presa in considerazione. C'è stato un momento, c'è stato un periodo in seguito alla rivoluzione culturale in cui la cultura effettivamente è stata, come dire, tralasciata per un pragmatismo e un materialismo anche sotto la spinta di questo sviluppo economico un po' tumultuoso. Ora tutto questo sembra essere passato, c'è un'attenzione maggiore alla cultura e anche una voglia di trovare le proprie radici, e la propria spiritualità, la propria identità. E la Cina è la potenza in ascesa. L'auspicio è che la potenza che è in discesa, anche se in termini relativi, e cioè gli Stati Uniti d'America, possano stipulare un accordo tacito ma strutturato di convivenza, soprattutto sul piano politico ed economico, e ben inteso militare. Sul piano politico ed economico potrebbe addirittura essere più facile, parlo insomma del tempo a venire, non di domani mattina, perché gli interessi sono intrecciati. Sul piano militare auspico che ci possa essere questa stessa comprensione e che non ci siano invece dei tentativi di colpi di coda. Per quanto riguarda l'Europa, l'auspicio è che innanzitutto l'Europa nasca come soggetto politico, che oggi non è, e che a sua volta possa inserirsi in questo dialogo, che non sarà sicuramente solo bilaterale, ma multipolare. Ci saranno altri soggetti che sorgeranno: Russia, Brasile, India e altri ancora. Ecco, tra questi mi auspico che ci sia anche l'Europa e quindi in proporzione l'Italia. Insomma, la Cina da parente povero dell'Unione Sovietica durante la Guerra Fredda oggi si trova ad essere creditrice degli Stati Uniti. C'è il rischio, la possibilità o l'opportunità che questo gigante appunto faccia sistema a sé, se si dimentica di inserirlo all'interno di un contesto internazionale anche di relazioni? Ma la situazione cinese è piuttosto complessa, perché siamo di fronte a un paese che è nel tempo stesso primo, secondo e terzo mondo, per cui è un po' difficile fare un paragone con le realtà nostre, poi del passato. Il mondo oggi è completamente diverso da quello che era 50 anni, 60 anni fa. È ovvio che nell'era della globalizzazione tutto funziona in modo diverso. Qui siamo davanti a un paese che ha 1.400.000.000 di persone, averne portate fuori in pochi decenni più di 600 milioni dalla povertà assoluta è già un obiettivo estremamente di livello, che è stato raggiunto, e sono convinto che nei prossimi decenni si riuscirà a creare una condizione ancora migliore di benessere più diffusa.